per aver fatto visitare la nostra parrocchia. E un ringraziamento speciale agli organizzatori di questo viaggio spirituale e un grazie particolare a Gino Paolo Romani per tutto il suo interessamento, per questo evento straordinario. Colgo l'occasione a nome di tutta la nostra comunità per porgere affettuosi auguri di buon compleanno arricchiti dalla presenza spirituale di Santa Elisabetta della Trinità, a cui lo raccomandiamo con tutto il cuore. Ma adesso si chiama cosa? Un buon compleanno di tutti. Anche il nostro vescovo si trovava in Francia quando abbiamo chiesto di tutti i santi, a farci capire che davvero il paradiso non è poi così lontano. E secondo, perché siamo alla fine, si è concluso da qualche giorno il sinodo dei vescovi sui giovani. E quindi anche per i giovani della nostra parrocchia che sono qui presenti è un grande esempio, perché è la coetanea di tanti di voi, e quindi credo che sia davvero uno sprone perché la sua santità sia da calamita per una vita bella per ciascuno, ma anche per tutta la nostra comunità che oggi è gioiosamente e in maniera numerosa qui presente. Grazie a tutti per aver risposto a questo invito e anche per gli auguri, mi avete fatto esplodere il cellulare, risponderò a poco a tutti. E ai carmelitani, la Santa Messa al cimitero sarà alle ore 15:30, ma alle 15 ci diamo tutti appuntamento qui in Chiesa Madre per iniziare la processione. Qualora il tempo non fosse clemente, ci vediamo alle 18 per la messa qui. Se la facciamo lì, alle 18 qui non c'è. Poi si va al 9 novembre, ogni sera, però in questi giorni vi troverete un po' ovunque, così potete vedere tutti gli appuntamenti del mese di novembre.